nel quartiere Corbetto, in via Marta da Grate, e siamo venuti a scoprire la Casa per la Pace con Mercedes Massolè. Raccontaci un po' dell'esperienza di cosa fate qui alla Casa per la Pace. Noi siamo un'associazione che si occupa di diffondere e promuovere la non violenza. E sotto questa parola un po' difficile ci sono un po' di progetti interessanti, come un centro di documentazione, una scuola di italiano per stranieri, un viaggio in Palestina per conoscere il conflitto direttamente con i nostri occhi, un lavoro di sviluppo di comunità nel quartiere Corbetto, dei percorsi nelle scuole sulla gestione positiva dei conflitti, sul pregiudizio, una mostra interattiva che gira che si chiama Gli altri siamo noi, tanti strumenti, tante opportunità, usiamo il teatro dell'oppresso, utilizziamo tecniche formative interattive. Per hai fatto anche Book Crossing, giusto? Quindi, il ciclo Book Crossing, una cargo bike che gira il quartiere con dei cantastorie per animare e promuovere la partecipazione. Il quartiere sta rispondendo bene? Cioè, come, da quanti anni siete qua? Noi siamo da tanti, siamo da 18 anni, siamo miei maggiorenni, da 19 anni quest'anno. E hai visto cambiare un po' la... Sì, perché prima che noi avessimo la scuola italiano era molto difficile per la scuola, per la gente capire che cosa facevamo qui. Era un po', ma sì, fate cose che non capiamo, che non rispondono a bisogni immediati. Da quando c'è la scuola italiano, questo luogo diventa un luogo più comprensibile per la gente che sa che trova qualcuno che le orienta, che le aiuta. Quest'anno abbiamo fatto un lavoro molto bello ponendoci come obiettivo che la scuola di italiano diventasse non un luogo della grammatica ma della comunità. Per cui oggi stesso eravamo qua ed è venuto uno degli allievi, ci ha portato una pentola gigante di couscous e verdure arabe che ha fatto e abbiamo mangiato qua, no? Questa cosa non ci era capitata prima. Quindi diventa, no? Non solo appunto, diventa anche spazio di condivisione, sì. Di cultura, non so, decisivo. Sì, sì. Infatti si è sposata una di loro, siamo andati tutta la scuola, abbiamo fatto una festa. No, bello, sì. Veder trasformare il rapporto con il quartiere. Prima di investire nel quartiere eravamo un po' isolati, un po' fuori, un po' tanto politici, poco comprensivi. E da quando è venuto questo? Anche in concomitanza con il mercato, tutto quello che stanno facendo Made in Corbetto, il comune? Prima, da 7 anni più o meno, da quando siamo stati tirati dentro a qualche progetto, qualche bando e soprattutto da quando il comune ha deciso di chiudere il laboratorio del quartiere e gli operatori hanno deciso di coinvolgere, prima che si chiudesse quell'esperienza, coinvolgere le associazioni. Allora abbiamo preso in mano molte associazioni questo momento che una volta al mese ci riuniamo e ci scambiamo i programmi, i calendari, i bandi, le informazioni. Quindi nel mentre poi dopo si è riaperto il laboratorio quartiere, quindi voi eravate già però pronti? Ormai eravamo, infatti noi siamo pronti anche perché domani vanno via di nuovo e noi voi siamo autonomi. Siete sempre mantenuti. Si sono creati dei legami fortissimi. Questo weekend abbiamo fatto un campo di lavoro nella cascina Nosedo, dietro di qua, confiscata. Sì, non possiamo andare perché è un po' lontano per però adesso. Per dire che facciamo tanti progetti in collaborazione che rinforzano la rete del quartiere, che è attivissima. Sul giornale vengono fuori solo le cose più faticose, invece questa è una zona con tanta vivacità e tanta... E lì appunto nel mercato quello che è nato, che coinvolge tutti, voi partecipate in quella zona? Sì, sì, abbiamo partecipato al primo patto di collaborazione con il Comune di Milano e adesso stiamo preparando il secondo per fare proprio un tappeto, un murale orizzontale nella piazzale bruttissima per renderlo quello del mercato, giardino, quello del mercato perché Ferrari. Faranno lì dove siamo passati, esatto, perché tu fai anche graffiti, cioè i murales collettivi, infatti murales. La nostra pagina tra le varie cose che fa, infatti, e il murales intorno al mercato lo abbiamo fatto con la gente, no? Era un luogo che era costantemente imbrattato e da quando lo abbiamo fatto 3 anni fa non c'è una scritta, no? Per questa cosa, per la gente, quello che avete visto prima passando, infatti già quello è molto bello e poi lo farete anche per il pavimento. Sì.
il progetto l'avete già deciso facendo, collaborato con tutti gli altri. Ha fatto dei workshop dove la gente poteva dare le proprie idee di come. Infatti le persone della scuola italiana che sono venute a uno dei workshop erano molto sorprese che gli chiedessero l'opinione di cosa avrebbero fatto lì, no? Ma come? La nostra opinione a noi è importante. Che bello. Possiamo dire la nostra. Quindi sei, cioè, sei, cioè, comunque soddisfatta di come sta andando negli anni? Sì, sì, il sì, quartiere sì. Vedi una... No, scuola Esperanto, vedi sempre una partecipazione maggiore almeno, sì, quello che sto sì, vedendo sì. Anche io. Sì, è vero. Anche a noi non ci avevano mai individuati come un luogo dove si possono fare delle cose, che possono utilizzare, che possono... Qua vengono associazioni a riunirsi, utilizzano sto spazio in un gruppo di musica, di danza africana, cioè dove non ci sono spazi, questo è uno spazio. Quindi ci si aiuta sempre di più, mettiamola. Sì. Grazie. Sì, grazie a voi. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì, che il nostro sito è casaperlapacemilano.it e che non vediamo l'ora che ci veniate a trovare.